Prova 1, primo video, vediamo a quanti FPS. Amore, è il primo video che sto registrando, fatto bene. Aspetta che ti zoom pure. Vai, zoomi che mazzo. Prova 2 video, vediamo quanto tiene l'autofocus. Guarda. Giustamente sfrutto lei per farmi la valigia. Amore, sei contento di farmi la valigia? No. Sei contento del parto? No. No? Ha detto di no. È quella giusta, l'avete sentito? Non si è vergognati che non è contenta. Perché? Perché no? No, non dico altro. Non dico altro. Vabbè, dai, sbrigate però con sta valigia. Io devo partire. La Riot mi sta aspettando. Dai, come stiamo messi? Fai vedere che abbiamo preso. Allora, un po' di magliette, un po' di cose. Vabbè, random, direi che mi posso vestire random. Che stai mutando da militare. Dai, io ancora ho sta canotta brutta. E niente. Perché non sei contenta del parto? Dai, me lo dici? Dai, me lo dici? Sento se bello. Vabbè ragazzi, io parto, lascio lei qua e niente. E sapete qual è la cosa che mi mancherà di più a Dublino? A destra c'è lei. Però la cosa che mi mancherà di più è lui. È lui, sentite, cioè aspettate. No, la speed. Sentitelo. A massima velocità. Ah, sto volando, Jack. Ah. Allora, continuiamo la nostra sorta di vlog. Che figo che mi muovo e guardate come non perde l'immagine. Comunque, sono le 7 di domenica. Sto aspettando gli altri che mi passano a prendere. E vi giuro che già ho ansia. Mi sto sentendo già male. Mi manca ancora un giorno. Già mi è presa l'ansia. Ragazzi, io sto qua a casa di Nico perché domani mattina mi accompagnerà lui all'aeroporto prima di andare all'auto. Ce l'ha il microfono questo? Ce l'ha, pure di 700 Cristo. 700 euro di Cristo? Mi accompagnerà lui. Il problema qual è? Che Nico domani mattina a quella di sta al lavoro? Alle 9. Alle 9. Quindi mi lascia all'aeroporto alle 7 e mezza e io ho l'aereo alle 11 e mezza. Starò 3 ore là a nerda su Clash Royale. Royale. Esatto. Nico, perché stiamo a fare sto video? Perché ve voglio far capire che Starsky è pronto. Sto pronto. Chiedimi qualcosa e ti risponderò in inglese. Famo finta che tu stai là, no? E ti chiedono perché sei qui. Perché ti hanno invitato proprio a te. Ok. I am here because I expected the bronze 5. And I am famous in Italy for bronze time. Bronze time is just a game in bronze 5 when the bronzini flash on the wall. Ragazzi, il momento della verità è arrivato. Io sto barboneggiando all'aeroporto. Nico mi ha lasciato qua alle 7 e un quarto e tipo l'aereo partirà alle 11:20. E niente, spero di fare un video dopo l'atterraggio, che ci sia un continuo. Ragazzi, siamo finalmente arrivati, atterrati nella terra di Dublino e siamo qui con De Figos per andare all'hotel. Cioè ragazzi, parliamone, guardate che cazzo di stanza ho. Cioè è grossa quanto la mia casa tutta intera, che ci viviamo in quattro conquilini a Roma. Cioè guardate quanto cazzo è grossa. E la cosa più bella, indovinate qual è? Che ho scoperto, aspettate, il letto matrimoniale, mi sono appena lanciato sopra qualcosa. Che ho scoperto che c'è la sauna e la piscina compresa nel prezzo. Riot, non ti sei regolata, Riot ti amo. Ok, come avrete potuto notare ragazzi, so carico. Come vedete, se ne è valsa la pena comprare sta macchinetta perché mi pare proprio una figata. Comunque guardate che cazzo di letto, ragazzi, c'ho mai avuto letto così grosso. E mo salvo cose, a parte le cazzate, non so se sta qua la posso aprire, ma fanno pagare tipo 5 euro, c'ho paura ma c'ho sete. A parte ste cazzate, vado a comprare un po' di cose che mi mancano, che mi sono dimenticato a Roma involontariamente o volontariamente perché non sapevo quanti liquidi potevo portare. Comunque detto questo, ci aggiorniamo tra poco, raga, sono felicissimo. Fermi perché questa è epica. Cioè io sta cosa non ce l'ho neanche a casa. Io se me e butto, compro i camici o saggetta, porco due. Cioè, c'è il ferro da stiro. Io lo so che so 7 volte che vi dico che andiamo a comprare delle cose
e poi ci vedevamo dopo. Però regà, cioè, sono troppo forico, non riesco a non registrare video. Cioè, ma l'hai visto il cazzo di camera mi hanno dato? Cioè, è stupenda. Sono troppo felice, regà, sono felice. Sono proprio felice. Sappiate che io voglio rimanere a vivere qua. Mi devo imparare l'inglese e venire a lavorare qua, per forza. Ragazzi, sono senza parole. Mi stavo preparando, quindi guardate, guardate. Sto mezzo nudo, mi stavo preparando per uscire. Lo so, vi ho rotto i coglioni, ma sta cosa la dovete assolutamente vedere. Vi giuro, mi stanno per venire lacrime. Mi bussano alla porta, ho detto ecco fatto, ho fatto qualche danno. Mo questo mi inizia a parlare in inglese hard. Io vado un pappa. Mi fa, la Riot ti vuole consegnare questo. Questo è un foglio dove Stefano Zidaris, se non lo conoscete ancora lo vedrete successivamente nel video, ci ringrazia per aver partecipato al summit, dove spiega che sono stati invitati non gli influencer con più audience, perché sarebbe inutile, ma gli influencer che hanno dato positività alla community, positività alla community. Ma la parte grande è questa, cioè io devo proprio farvi vedere che cosa mi è arrivato. Cioè, guardate, insieme a questa lettera c'era questa borsa. Cioè, vi devo far vedere che cosa c'è dentro, raga. A parte, io Stefano non so come ringraziare te la Riot, perché mi sta a far vivere un sogno, vi giuro, mi sembra quei programmi TV dove vivi un sogno. Scatola di cioccolatini. Cioè, un gadget stupendo. Altro gadget, cioè, queste sono cose che loro potevano evitarsi, so carinerie che ci fanno. Cioè, io tra l'altro stavo uscendo per comprare questo, me l'hanno fatto trovare in borsa. Questo che penso sia una cosa, boh, cioè, per questo ho quasi pianto, perché ovviamente io l'avevo già aperta. Cioè, limited edition, content creator, un pack, non so, cioè, regà, mi sta venendo a piangere, cioè, ve lo giuro. Cioè, sto troppo euforico, non potete capire. Dell'acqua, anche perché io non sapevo se quella, come ho detto prima, ve l'ho detto proprio prima, non sapevo se quella la pagavo, infatti vedete sta ancora là chiusa. Quindi finalmente posso bere, grazie a voi. E poi ragazzi, la mappa di Dublino, cioè sono stati carinissimi. E poi, aspettate perché non sono finiti, un altro portachiavi, cioè questa me lo... Mamma mia, cioè avrò un ricordo di sta... di sto summit, ragazzi, e guardate, non vedo fare dei codici, le Riot World Skin. Oh mio Dio, oh mio Dio. Ragazzi, finalmente sono uscito, siamo a The West in Dublino, non so che cos'è. E mi è venuta a recuperare Sele, che sta là e si vergogna. Sele, primo piano, testiamo la macchinetta nuova. Insomma, come so in inglese, me la posso cavare? Ragazzi, fa un po' schifo, però si fa capire. L'importante è farsi capire nella vita, farsi capire. Ragazzi, una figata pazzesca, sono circa le 6. Sono appena tornato, sono andato a fare shopping, ho comprato un po' di cose che non avevo comprato come stava di prima. Sono le 6 e alle 7 abbiamo un incontro nella hall per vederci con tutti gli altri content creator. Allora ragazzi, finalmente sono pronto con la mia scapigliatura. Stasera andremo al token, ci saranno alcuni rioter e vedremo chi degli ospiti è già arrivato. Li conosceremo, gli diremo hello. Ah no, hi, hello, I am Manuel, what's your name? Faremo un po', so fo' stupido, però perché sono felice, raga, so felice. Ragazzi, come prima serata ci hanno portato a un locale fighissimo che si chiama Token, dove praticamente ci sono tutti i giochi retro game. Tu paghi una quota, entri nel locale, ovviamente paga Riot, e ti danno questi gettoni. 5 sono per giocare, 2 per le donne, no scherzo, 2 per la birra, e tu puoi giocare praticamente tutti i giochi retro. È una figata pazzesca, guardate tutti i rioter, cioè questi sono quelli che vi bannano, sono loro, e voi potete venire in questo locale ed incontrarli. La cosa geniale di questo locale è la parete con tutti i record, con tutti i giochi, cioè geniale. Thank you.
Ragazzi, la prima giornata è giunta al termine e io sono la persona più felice del mondo. La cosa che mi fa ridere è che il summit inizia domani, quindi io sono la persona più felice al mondo, ma domani inizia il tutto.